Con questo video vi mostro un'esercitazione SQL che viene effettuata utilizzando il database che ho scaricato a questo link. Il database è costituito dalle seguenti tabelle: una tabella Offices e la tabella Employees. La tabella Offices individua tutti i vari uffici di una particolare azienda. Employees sono i dipendenti, i quali lavorano presso uno di un solo ufficio. Ogni impiegato ha un referente, che a sua volta è un impiegato dell'azienda. Inoltre, è presente la tabella Customers, rappresenta i clienti, memorizza i clienti dell'azienda. Questi clienti hanno un referente che è un dipendente dell'azienda. Inoltre, ogni customer effettua degli ordini e dei pagamenti. Ogni ordine è collegato al dettaglio dell'ordine, ossia ai righi che costituiscono l'ordine. Ogni ordine è collegato quindi a diversi righi ordini, i quali a loro volta fanno riferimento a dei prodotti, e questi prodotti fanno a loro volta riferimento a delle linee di prodotto. Questo schema ci permette quindi di capire quali sono le chiavi primarie, quelle identificate con questa icona, e le chiavi esterne evidenti dai collegamenti con questi archi. Il database utilizzato come esempio è scaricabile dalla pagina che vi ho linkato. Basta andare qui, scaricarlo, quindi avrete uno script SQL che potrete importare nel vostro database. L'esercitazione viene svolta con MySQL, in realtà più che MySQL è un suo fork che si chiama MariaDB, presente in XAMPP. Una volta scaricato lo script, dovete avviare XAMPP, creare il database. Io vi suggerisco di chiamarlo Commerce, ma voi potete chiamarlo come volete. E poi dovete andare ad importare lo script nel database che avete appena creato. Se non avete XAMPP sul vostro computer, basta ricercarlo tramite il motore di ricerca, inserendo la parola chiave XAMPP, e accederete a una pagina come questa, dove potrete scaricare la versione adatta per il vostro sistema operativo. Una volta installato XAMPP, dovrete avviare la console, il control panel di XAMPP, e avviare Apache e MySQL. Per accedere poi al database, basta cliccare sul pulsante Admin. Quindi, dopo aver cliccato su Admin, si apre questa finestra. Andate, vedete qua c'è scritto server, localhost. Andate su Database, inserite il nome del vostro database e poi, sì, e-commerce, maiuscolo, minuscolo, come preferite, e cliccate su Create. Non lo faccio perché io l'ho già creato e si trova esattamente qui. Una volta che avete creato il database vuoto, cliccate su Import. Scegliete il file, cioè cliccate su Scegli file e andate a cercare lo script SQL che avete scaricato dal sito e andate a selezionarlo e poi cliccate semplicemente su Go. A questo punto vedrete comparire tutte le varie tabelle. Consideriamo allora la prima query. Vogliamo trovare last name, first name e email degli impiegati che lavorano a San Francisco e a London. Io suggerisco sempre di cercare di capire inizialmente quali sono le tabelle coinvolte. E adesso per aiutarvi ho ritagliato l'immagine che avevo fatto vedere prima di tutte le tabelle del database e ho fatto in modo che siano visibili solo le tabelle coinvolte.
Quindi quali sono le tabelle coinvolte? Sono offices ed employees. Perché offices? Perché la città dove si trova l'ufficio, dove lavorano gli impiegati, è presente nella tabella offices, qui in questo campo, city. E poi employees ovviamente serve perché solo in questa tabella abbiamo il last name, il first name e l'email degli impiegati che stiamo cercando. Quindi posso già inserire dentro a from le tabelle offices minuscolo offices e employees. Ora, siccome sono dei nomi che vabbè, non sono particolarmente difficili, però magari non ho voglia sempre di portarmi dietro questi nomi, utilizzo degli alias, ossia assegno a queste tabelle dei nomi alternativi che sono più semplici da utilizzare nella scrittura della query. È sufficiente, dopo il nome della tabella, lasciare uno spazio e poi appunto scrivere un nome alternativo, un alias. Io userò l'iniziale del nome della tabella in maiuscolo, ma è una mia convenzione, non è obbligatorio fare così. O employees, mettiamo una E. Quindi nello scrivere la query non utilizzerò i nomi delle tabelle offices employees, ma utilizzerò le lettere O per offices ed E per employees. Poi, un'altra cosa che è bene fare subito per non dimenticarsene è la scrittura dell'EquiJoin, ossia io devo andare a specificare in quale modo queste tabelle sono collegate. Lo vediamo da questo arco blu. L'office code di Offices, che è la chiave primaria, è collegato al campo office code di employees. Questa è la chiave esterna. I valori di queste due chiavi devono essere uguali. Quindi vi faccio vedere un modo semplice per andare a scrivere un EquiJoin. Basta andare a riportare la seguente uguaglianza. Il campo Office Code di Offices, quindi o.officecode, deve essere uguale al campo Office Code di Employees, e.officecode. Quindi nella clausola where c'è un EquiJoin, due tabelle almeno un EquiJoin, tre tabelle almeno due EquiJoin e così via. Ma è necessario per imporre altre condizioni. Gli impiegati devono lavorare a San Francisco e a London. Attenzione alle ambiguità della lingua italiana, perché questo è in realtà non è un and. Operatore booleano AND, perché è impossibile che un impiegato, per come è costruito il database, lavori sia a San Francisco sia a London. Quindi in realtà questa congiunzione è un OR, viene rappresentata con un operatore booleano OR. Quindi poi andiamo a vedere cosa mettere dopo l'EquiJoin. Sicuramente abbiamo che la città dell'ufficio dove lavora l'impiegato deve essere San Francisco o London. Quindi city, quindi offices o.city, deve essere uguale a San Francisco. Oppure or. La città o.city deve essere uguale a London. Naturalmente dobbiamo anche inserire qui, dopo l'EquiJoin, un operatore booleano. E siccome le condizioni, questa e queste due, devono essere verificate, è necessario utilizzare un operatore AND.
Gli operatori booleani e anche quelli aritmetici hanno un ordine, diciamo, di priorità nell'esecuzione. Per esempio, tutti noi sappiamo che in un'espressione aritmetica l'operazione di moltiplicazione ha precedenza rispetto all'operazione di addizione o di sottrazione. Analogamente per gli operatori booleani, l'operatore AND ha una precedenza maggiore rispetto all'operatore OR, quindi vuol dire che viene eseguito per primo. Se noi lasciamo le condizioni in WHERE così come le ho scritte, purtroppo il risultato non sarà quello voluto. Perché? Perché per prima cosa viene eseguito l'AND tra questa condizione e quest'altra condizione. Quindi vengono trovati tutti gli impiegati che, tali che è soddisfatta questa condizione di cui join, che lavorano a San Francisco. Poi a questi vengono aggiunti gli impiegati che lavorano a Londra, indipendentemente dal fatto che questa condizione sia verificata. Quindi possiamo avere anche delle informazioni che non sono correlate, quindi non sono corrette. Per cui per evitare questo problema andiamo ad inserire, proprio come si fa nell'espressione aritmetica, tra parentesi, tonde, l'operazione che deve essere svolta prima di eseguire l'AND. Infine andiamo a proiettare, cioè andiamo a mettere in select gli attributi che vogliamo vedere nel result set, cioè come risultato. Quindi, last name, first name e di mail sono tutti attributi di employees, quindi scriverò e.lastname, virgola, e.firstname e poi e.email. Andiamo ora a testare la query nel database. Il database e-commerce, apro questa scheda SQL, ho copiato la query che ho scritto precedentemente e la vado ad incollare. Fate attenzione perché quando fate copia e incolla da un documento o di testo è possibile che gli apici o le virgolette che utilizzate non siano corrette, quindi nel caso le andate a riscrivere, altrimenti vi dà errore. Fatto questo, vado ad eseguire la query cliccando su Go e potete vedere qual è il risultato restituito. Ovviamente potete anche verificare che è corretto. Si potrebbe anche inserire un commento in questa query. Cioè, adesso vado a copiare il testo della query, questo. Per inserire un commento basta utilizzare cancelletto e salvare questa query così da poterla riutilizzare. Adesso per salvarla devo andare qui dove c'è Bookmark this SQL query. E inserire un nome di una query. Adesso, qua ne vedete già di salvate, io utilizzerò query, la chiamerò 1.1. Ok? E salvandola potrò poi andare a recuperarla. Qui, vedete query 1.1, posso rieseguirla, submit, o solo visualizzarla senza eseguirla o eliminarla. Come posso essere sicura che questa query restituisce il risultato corretto? Beh, allora, intanto andiamo a vedere gli uffici, la tabella offices. Va bene.
e guardiamo quali sono gli uffici di San Francisco e di London. Sono l'ufficio con codice 1 e l'ufficio con codice 7. Quindi potrei, per fare una verifica, andare a prendere la query che ho salvato in precedenza e modificarla aggiungendo vicino ai dati dell'impiegato anche l'ufficio, il codice dell'ufficio, così verifichiamo se compaiono solo 1 e 7. Quindi O punto, vedete mi appare anche un box con dei suggerimenti, office code. Vado ad eseguirla. Potete verificare che gli office code sono solo 1 e 7. Consideriamo sempre la stessa query e verifichiamo perché, se si tolgono le parentesi, il risultato non è più corretto. Anche qui aggiungo in select il codice dell'ufficio, l'office code. Office code. Vediamo il risultato. Questi sono i risultati ottenuti con la query errata, la query corretta. Ora, sembrerebbe tutto a posto, invece non è così. Prendiamo ad esempio il dipendente Patterson William. Andiamo a vedere la tabella Employees. Cerchiamo Patterson Williams, eccolo qui, William, eccolo qui e vediamo che l'ufficio dove lavora è a codice 6, non 7 come erroneamente riportato, quindi la query restituisce un risultato errato, poi naturalmente possiamo trovare altri casi sbagliati. Un errore ancora più grave è quello che praticamente consiste nel non ripetere o.city uguale London, ma semplicemente lasciare or London. Se poi andiamo a togliere le parentesi, non funziona proprio nulla, possiamo verificarlo. Aggiungo sempre in select o.office code e andiamo a vedere che cosa accade. Un errore perché ho messo un punto invece della virgola. Ok, go. E come vedete, il risultato non è certamente corretto. Confrontando i risultati della query errata, questa qui a sinistra, con i risultati della query corretta, si vede che mancano gli impiegati che lavorano nell'ufficio di codice 7. Una scrittura alternativa e corretta della query è quella che fa uso di inner join e quindi sostituisce questa uguaglianza in where con il seguente codice. Allora, from offices o, qua bisogna scrivere inner join e l'altra tabella, poi si aggiunge on. E dopo on si mette proprio questa uguaglianza. Questo end sparisce e a questo punto non è necessario più utilizzare le parentesi. Andiamo a verificare che è corretta. Allora, salviamo la query come query 1.2, eseguiamo e potete verificare che il risultato è corretto. Un'ulteriore alternativa utilizza una query annidata, quindi seleziona sempre last name, first name, email dalla tabella employees, dove l'office code, quello della tabella employees, è al presente nell'insieme restituito da questa subquery. La subquery restituisce l'office code
preso dalla tabella Offices questa volta, dove la City è San Francisco oppure London. Ancora si potrebbe modificare qua utilizzando l'operatore in, quindi scrivendo o.city in aperta tonda San Francisco, virgola, London. Potete verificare autonomamente che il risultato fornito da questa query è corretto. Passiamo alla seconda query. Vogliamo trovare per ogni ufficio la città e il numero di impiegati che vi lavorano. Quindi abbiamo di nuovo a che fare con le due tabelle Offices ed Employees. Vogliamo pertanto come risultato l'office code, la città dell'ufficio e poi il numero di impiegati che lavorano in quell'ufficio. Questo per ogni ufficio. È evidente che dobbiamo fare un conteggio, ossia dobbiamo utilizzare una funzione count. Inoltre, siccome questo conteggio va fatto per ogni ufficio, abbiamo bisogno di fare un raggruppamento, ossia di utilizzare la clausola group by. Cominciamo però a mettere dentro alla clausola from le tabelle coinvolte, che sono offices. Userò sempre gli alias. Offices o ed employees vado sempre a scrivere l'equijoin nella clausola where, quindi o.officecode uguale a e.officecode e poi altre condizioni non ce ne sono da imporre. Andiamo a vedere su quale campo dobbiamo fare il raggruppamento. Possiamo partire da Select. Allora, in Select noi dobbiamo proiettare l'ufficio, in questo caso l'office code, quindi o.office office code. Poi la città, quindi o.city, e poi il numero di impiegati. Quindi basta utilizzare la funzione count con argomento asterisco e definirò un alias affinché nel result set sia più chiaro che cosa rappresenta la colonna. Quindi numi impiegati. In group by dovrò andare a inserire gli attributi presenti in select, quindi l'office code e la city. Vi ricordo questa regola fondamentale quando abbiamo delle funzioni di aggregazione in select, non possiamo avere degli altri attributi a meno che questi non siano riportati nella clausola group by. Quindi se ho degli attributi in select con delle funzioni di aggregazione deve esistere la clausola group by e inoltre tutti gli attributi presenti in select devono essere presenti in group by. Non vale il viceversa, ossia è possibile avere attributi in group by che non sono presenti in select. Verifichiamo adesso che cosa restituisce questa query. Salvo la query come query 2.1 ed eseguo. Il risultato è questo. Una variante rispetto alla query vista è quella che utilizza inner join, abbiamo già visto in precedenza. Quindi basta in from andare a scrivere le due tabelle con inner join appunto tra le due tabelle, poi scrivere on e la condizione di equijoin. In questo caso, pertanto, la clausola where non è più necessaria. Per
Verifichiamo la correttezza della query. Salvo la query come query 2.1, 2.2 e eseguiamo. Potete verificare voi stessi che il risultato è quello corretto. La terza query chiede di determinare l'importo totale degli ordini effettuati dal cliente Amica Models & Co. e già evasi, cioè nello stato shipped. Quindi le tabelle coinvolte sono queste tre: customers, il cliente, orders, l'ordine, e order details, dettagli ordine. Quali gli attributi che ci servono? Sono quelli con la cornice rossa. Ci servono customer name perché dobbiamo andare a verificare che il nome del cliente sia quello richiesto. Poi ci serve lo status della tabella orders perché dobbiamo verificare che l'ordine si trovi in questo stato shipped. Inoltre, dobbiamo trovare l'importo totale degli ordini, quindi dobbiamo fare un calcolo moltiplicando per ogni ordine la quantità che si trova su ciascun rigo ordine per il prezzo. Quindi sono i due attributi coinvolti sono quantity ordered e price each. Quindi ogni ordine ha delle righe ordine, su ciascuna riga ordine c'è una quantità ordinata e il prezzo unitario, quindi moltiplicando tra di loro questi due valori si ottiene l'importo relativo a ciascun rigo, sommando tutti gli importi dei righi si ottiene il totale dell'ordine. Poi questa operazione va fatta per tutti gli ordini, ovviamente. Comincio quindi a scrivere nella clausola from le tabelle coinvolte e poi andrò anche a scrivere nella clausola where l'equijoin. Quindi partiamo da customers. Chiamerò questa tabella C. Poi orders O e order details, che con la D minuscola, che chiamerò OD. Per quanto riguarda l'equijoin, ho evidenziato in blu, cioè evidenziato, ho creato una cornice blu sugli attributi chiave che relazionano le tabelle customers ed orders, quindi sono questi due attributi, customer number e customer number. E idem, stessa cosa ho fatto usando un colore diverso per la relazione tra la tabella orders e la tabella order details. Quindi l'equijoin consiste nell'andare a scrivere le seguenti condizioni, le seguenti uguaglianze, che il customer number di customers, quindi C.customer number, deve essere uguale al customer number di orders o.customer number. Inoltre, l'order number di orders deve essere uguale all'order number di order details. Quindi od.order number. Verifico di aver scritto giusto perché quando scrivo e parlo posso sbagliare, sembra tutto corretto. E ora non resta altro da fare che stabilire cosa mettere in select. Allora, in select vogliamo l'importo totale degli ordini effettuati dal cliente Amica Models. Beh, manca ancora una condizione in where. Quindi l'aggiungo, and il nome del cliente, quindi c.customer name, deve
deve essere uguale ad Amica Models and CO. Quindi copio questo nome uguale, virgola, apice. Chiuso apice. Dicevo, devo stabilire cosa mettere in select. Si tratta di una somma, devo utilizzare quindi una funzione di aggregazione somma, sum. Che cos'è che vado a sommare? Il prodotto della quantità ordinata per il prezzo unitario. Quindi sum di, sono tutti gli attributi di OD, punto quantity ordered, giusto? Sì, e per price each. E poi aggiungo anche un alias in modo tale che nel result set ci sia una colonna con un'intestazione chiara. Questo è l'importo totale degli ordini. Quindi totale ordini. Dunque, manca ancora una condizione. Perché gli ordini devono già essere evasi, quindi aggiungo nella clausola where che è lo stato dell'ordine deve essere uguale a shipped. Allora, vediamo cosa restituisce questa query. Query 3.1 go. Ecco l'importo complessivo degli ordini. In alternativa, come abbiamo visto anche nei casi precedenti, possiamo usare l'inner join, che poi è del tutto equivalente comunque, non cambia nulla per ciò che riguarda i risultati. Quindi Customer C in from, andiamo a scrivere Customer C, inner join, orders O, quindi abbiamo questa condizione di uguaglianza tra le chiavi di C e di O, che va riportata in from dopo on, quindi on. Condizione di uguaglianza e poi andiamo ancora ad aggiungere inner join per le tabelle O e OD, quindi la condizione l'uguaglianza O order number uguale a OD order number va riportata dopo Lina join on condizione e nella clausola where rimangono solo le due condizioni che il nome del cliente sia Amica Models, eccetera, e lo stato sia shipped. Verifichiamo. L'importo è sempre lo stesso. La query 4 chiede di andare ad aggiornare il limite di credito dei clienti spagnoli che hanno limite di credito 0 portandolo a 1000. Questa è la tabella dei clienti, customers. Andiamo a cercare i clienti spagnoli, quindi lo stato, no, country, country, Spain. Sono questi e si può notare che due soli hanno un credit limit pari a zero. Così possiamo poi andare a verificare se la query ha effettuato le modifiche necessarie.
La Query 4 richiede di aggiornare i dati dei clienti spagnoli che hanno un limite di credito pari a 0, portando questo limite a 1000. Allora, dobbiamo utilizzare una query update. Update, qua mettiamo il nome della tabella. La tabella è customer. Poi, che cos'è che dobbiamo andare a modificare? Dobbiamo andare a modificare il campo, l'attributo credit limit, portarlo al valore 1000 quando il credit limit è uguale a 0. E non solo. E quando il cliente è un cliente spagnolo, quindi end country uguale Spain, volendo anche in questo caso possiamo usare gli alias, anche se non è indispensabile. Verifichiamo se la query funziona correttamente. Salvo la query e la eseguo. Mi dice che ha modificato due righe. Verifichiamo. Ritorno nella tabella Customers e cerco nuovamente i clienti spagnoli e si può vedere che i due clienti che avevano in precedenza un credit limit 0 adesso lo hanno uguale a 1000. Siamo arrivati alla query 5. Per ogni stato degli ordini, status, trovare quanti ordini si trovano in quello stato. Allora, per poter verificare se quanto scriviamo è corretto, intanto cerchiamo di capire quali sono gli stati dei vari ordini. Allora, questa è la tabella orders. Vedete questo attributo status. Posso trovare tutti gli stati con una semplice query. Quindi select non all, ma status, distinct, perché si ripete status, quindi distinct. Status from orders where niente. Go. Ecco, questi sono tutti gli stati degli ordini. La query è relativamente semplice, coinvolge solo la tabella orders e devo semplicemente fare un raggruppamento su i vari ordini in base allo stato e trovare, fare un conteggio, calcolare quante istanze ci sono, quante occorrenze ci sono e che hanno quel particolare stato. Quindi in select andrò a scrivere o.. Status e poi un count asterisco perché conto le righe, non conto i valori, as ordini in quello stato, posso scrivere as num ordini e il raggruppamento lo devo fare proprio sullo status. Allora. Ecco il risultato. Naturalmente si può verificare, ma è corretto, credetemi, sulla parola. Possiamo anche verificare che vengono riportati tutti gli stati esistenti nella tabella.
Quindi questi sono quelli che abbiamo ottenuto con la prima query, estrapolando tutti gli stati. E qui invece abbiamo il result set della query numero 5. La query 6 intende trovare il numero di ordini effettuati da ogni cliente insieme al suo ID in ordine decrescente di numero di ordini. Le due tabelle coinvolte, se vedete qui, sono customers, orders, queste sono chiave primaria e chiave esterna, quindi le chiavi sulle quali viene effettuato il collegamento tra le due tabelle e che quindi vanno messe nella condizione, nella where come condizione di equijoin. Che cos'è che dobbiamo trovare? Dobbiamo trovare per ogni cliente tutti gli il numero degli ordini effettuati. Quindi partiamo dalla clausola from scrivendo le tabelle coinvolte. Customers e orders. Mettiamo in where subito la condizione di equijoin, quindi che c.customer number deve essere uguale a o.customer number. E in select andremo a mettere l'ID del cliente, quindi c.customer number, seguito da una funzione count che calcola il numero di ordini del cliente. Ok, ci rimane da fare il raggruppamento, quindi dobbiamo raggruppare sul cliente, quindi di nuovo su C customer number e dobbiamo fare questo ordinamento in base al numero di ordini. Quindi andremo a scrivere che dobbiamo ordinare sul numordini, quindi possiamo utilizzare qui o count asterisco indifferentemente oppure l'alias numordini. Io userò numordini. L'ordinamento deve essere decrescente, quindi devo aggiungere la parola chiave desk. Testiamo la query. La chiamerò query 6.1 go. Allora, il risultato è costituito da diverse righe, come potete vedere. Le ho riepilogate in questa tabella, ok? In modo tale da poter poi fare le eventuali verifiche. E questa è l'alternativa con l'utilizzo di inner join e quindi l'eliminazione della clausola where, che in questo caso non serve. Preciso che nel result set vedete come nome della colonna dove c'è il customer number di cliente, perché avevo utilizzato un alias anche per questo attributo. Quindi vado a effettuare una piccola modifica qui, dopo c.customer number scrivo as id cliente. ID cliente. Naturalmente non cambia assolutamente nulla. Posso farlo anche qui. As ID cliente. La query 7 chiede di determinare il nome dei clienti insieme al numero di ordini dei clienti che hanno effettuato più di 5 ordini nell'anno 2003. Allora, è sempre difficile, no, scrivere queste query perché è anche difficile interpretarle. Allora, che cos'è che dobbiamo fare? Intanto, in modo analogo alla query 6, dobbiamo trovare per ogni cliente il numero di ordini che ha effettuato. Però dobbiamo restringere la ricerca all'anno 2003, quindi solo gli ordini del 2003. Quindi
Vedete, le tabelle coinvolte sono sempre Customers e Orders. Il collegamento tra le due tabelle è sempre lo stesso di prima, chiave primaria e chiave esterna. E ci servono, in più, dobbiamo utilizzare il attributo Customer Name che viene richiesto e l'attributo Order Date per andare a prendere solo gli ordini dell'anno 2003. Poi dovremo applicare un'ulteriore condizione per trovare solo quei clienti che hanno effettuato in quel periodo più di 5 ordini. Andiamo con calma. Partiamo dalla cosa più semplice, cioè le tabelle coinvolte, clausola from e le cui join, clausola where. Quindi tabelle sempre le solite, customers, dimentico sempre la S finale, customers, e la tabella orders. Le cui join c.customerNumber uguale a o.customerNumber. In select dobbiamo andare a scrivere il nome dei clienti, quindi c.customerName e contare il numero di ordini. Quindi sempre count asterisco as numordini. Ora, questo conteggio va fatto solo per ogni cliente, quindi bisogna andare a fare un raggruppamento sul nome del cliente sicuramente, perché l'attributo customer name è presente in select e quindi bisogna riportarlo obbligatoriamente in group by. Però diciamo che non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché potrebbero esserci dei clienti con lo stesso nome. Allora, per evitare di confondere due clienti omonimi, aggiungiamo anche C punto customer number alla clausola group by. E questo è proprio il caso che in cui c'è un attributo presente in group by che non compare in select, e questo è possibile, mentre non è possibile perché il risultato potrebbe essere solo casualmente corretto, ma normalmente dà poi dei risu i risultati sono errati. Se ci dimentichiamo di riportare l'attributo i presenti in select all'interno di group by. Ora restringiamo il campo all'anno 2003, quindi aggiungiamo in where la condizione che la data dell'ordine, order date, sia compresa tra il 1 gennaio del 2003 e il 31 dicembre del 2003. Possiamo utilizzare l'operatore between per fare questa, per imporre questa condizione. Quindi o punto order date deve essere compresa between la data 2003 trattino mese gennaio giorno 1 and il 31 dicembre, quindi 2003, 31, scusate, 0, 12, il mese, 12, 31 il giorno. L'operatore between comprende anche gli estremi, quindi comprende proprio il 1 gennaio e il 31 dicembre. Questa query restituisce per ogni cliente il numero di ordini che ha effettuato nell'anno 2003, però non elimina dai risultati i clienti che non hanno effettuato più di 5 ordini. Ora, questa condizione è una condizione che deve essere imposta su questo attributo numOrdini, cioè su un attributo che è stato calcolato mediante una funzione di aggregazione, in questo caso la funzione count.
Un errore comune è quello di andare a inserire questa condizione all'interno di where. È un errore perché? Perché la query viene eseguita in un certo ordine e la clausola where, le condizioni contenute nella clausola where, vengono eseguite prima che effettivamente sia realizzato il raggruppamento e venga calcolata la funzione di aggregazione count su ogni sottogruppo. Quindi, nel momento in cui viene eseguito il where, un ordine è indefinito, non esiste. Per questo, quindi, porta ad avere un errore. Quando si vogliono imporre delle condizioni su dei valori calcolati, su degli attributi calcolati, bisogna utilizzare la clausola having, che va sempre messa dopo il group by, che non può esistere se non c'è group by. Quindi aggiungiamo having e scriviamo qui la condizione che andiamo a prendere solo i clienti che hanno un numero di ordini. Scusate, ma. Ok. Numero ordini maggiore di 5. Con la N maiuscola. Allora, proviamo la query. Questa è la query 7.1. Go. Ecco, l'unico cliente che ha effettuato un numero di ordini maggiore di 5 nel 2003 è questo, Euro più Shopping Channel. Vogliamo fare una verifica? Allora, prendiamo la query precedente. Quindi la query che avevo salvato con numero 6.1. Vediamo un po'. Esatto, numero di ordini effettuati da ogni cliente. E andiamo ad aggiungere una ulteriore condizione nel where, ossia andiamo a imporre che la data sia compresa tra il 1 gennaio del 2003 e il 31 dicembre del 2003. Quindi aggiungo qui and order date between, eccetera, eccetera. E vado ad eseguirla. Osserviamo i risultati. Potete vedere che tutti questi clienti presi in considerazione, trovati, hanno un numero di ordini che è inferiore a 5, tranne questo cliente, il cui identificatore è 141. Allora andiamo in customer number in customers, scusate, e cerchiamo l'ID 141, è subito qui che corrisponde proprio a Euro più Shopping Channel. Vale naturalmente sempre il discorso che possiamo utilizzare una sintassi alternativa e quindi andare ad esprimere la condizione di EquiJoin utilizzando inner join on e questa uguaglianza la andiamo a mettere in from, cancellando ovviamente l'end. Consideriamo questa condizione sulle date. Si poteva esprimere in modo diverso? Sì. Allora, vediamo una prima possibilità. Se non vi ricordate l'operatore between, si possono usare banalmente gli operatori relazionali. Quindi, order date dovrà essere maggiore del 1 gennaio 2003, in realtà maggiore o uguale perché dobbiamo comprendere anche il 1 gennaio, e and order date deve essere minore o uguale al 31 dicembre del 2003. Fate attenzione che questo va ripetuto. Un'altra alternativa consiste nell'utilizzare la funzione year che riceve come parametro una data e restituisce un numero compreso tra 1000 e 9999 che è appunto l'anno estrapolato dalla data. Sostituisco quindi
in questa condizione, vado a scrivere here, tra parentesi la data dell'ordine, order date, e poi questo dovrà essere uguale, l'anno dovrà essere uguale a 2003. Un'ulteriore alternativa consiste nell'utilizzare una query annidata dentro la clausola from per ottenere tutti il conteggio degli ordini di tutti i clienti, compresi sempre nel periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, e poi da questa tabella estrapolare il nome del cliente e il numero degli ordini, imponendo la condizione che il numero degli ordini sia maggiore di 5. Allora, vi mostro che questa query più interna restituisce proprio tutti i clienti con il loro numero, col numero degli ordini effettuati nell'anno, nel periodo 2000, nell'anno 2003. Quindi questa è la query che abbiamo visto in precedenza senza la clausola having, e seguendola otteniamo tutti i clienti nel periodo specificato e il relativo numero di ordini. A questa tabella, che è generata da questa select all'interno della clausola from della query più esterna, dobbiamo dare obbligatoriamente un nome, anche se poi non lo utilizzeremo più. E io ho inserito il nome orders C. A questo punto, sulla tabella ricavata, possiamo andare a fare una selezione di tutti i campi, imponendo la condizione che il numero di ordini sia maggiore di 5. Ma andiamo a vedere. Questa è la tabella Orders C e come potete notare ha due colonne, Customer Name e NumOrdini. Se adesso andiamo ad imporre la condizione che il numero di ordini sia maggiore di 5, otterremo il risultato voluto e la selezione, la select viene fatta, non la selezione, la proiezione viene fatta su tutti i campi della tabella perché ci sono solo questi due attributi e sono proprio quelli che ci interessano. Pertanto vado ad aggiungere qui select all from e apro una parentesi tonda. Questa è la query più interna. Chiudo la parentesi tonda, qua scrivo il nome della tabella generata, orders C, che ripeto obbligatorio mettere, e poi nella query più esterna vado ad inserire la clausola where numordini maggiore di 5. Eseguo. E potete vedere che il risultato rimane sempre lo stesso. La query 8 richiede per ogni cliente di determinare il suo nome e l'importo degli ordini relativi ai prodotti appartenenti alla linea Trains effettuati nell'anno 2005. Allora, le tabelle coinvolte sono quelle che vedete in figura. Customers, l'attributo Customer Name dovrà essere proiettato, quindi un dato che ci interessa nel result set. Poi la tabella orders collegata a customers attraverso la chiave customer number. E della tabella orders ci interessa la data perché non tanto da proiettare quanto piuttosto per fare applicare la condizione che gli ordini considerati siano fa stati fatti nel 2005. Orders collegata a orders details mediante il campo order number. Di questa tabella ci interessano quantity ordered e price each per poter calcolare l'importo dell'ordine, l'importo di ogni riga e poi mediante una somma l'importo complessivo dell'ordine. La tabella ordered
di Tails è a sua volta collegata alla tabella products, la quale, mediante i campi product code, la quale contiene le informazioni sulla linea del prodotto che deve essere trends. In altri termini, vogliamo trovare quanto ogni cliente nel 2005 ha ordinato relativamente a prodotti della linea trends. Cominciamo quindi con inserire in From le tabelle coinvolte, sono le quattro che vi ho detto prima, e le condizioni di EquiJoin, quindi il customer number della tabella customers e deve essere uguale al customer number della tabella orders, e l'order number della tabella orders deve essere uguale all'order number della tabella order details e il campo product code della tabella order details deve essere uguale al campo product code della tabella products. Occorre adesso imporre altre due condizioni, ossia che i prodotti siano appartenenti alla linea trends, quindi dobbiamo andare a prendere il campo product line e imporlo uguale a trends. Quindi end p.product line uguale a trains. E di nuovo la data dell'ordine deve essere compresa tra 1 gennaio del 2005 e 31 dicembre 2005, ma userò la forma abbreviata. Più semplice, userò quindi la funzione year per imporre questa condizione. And year di che cosa? Della campo data dell'ordine, quindi orders.order date, quindi o.order date deve essere uguale a 2005. La proiezione la vogliamo fare sul nome del cliente e l'importo degli ordini relativi a questi prodotti. Quindi in select andremo a mettere il nome del cliente, quindi customer.customer name c punto customer name e a questo punto dobbiamo trovare l'importo degli ordini. L'importo degli ordini complessivo, tutti gli ordini, si trova andando a sommare l'importo di ciascun rigo d'ordine. Quindi useremo la funzione sum applicata al prodotto di quantity ordered e price each. Quindi sum di order details, quantity ordered per order details, punto price each as totale ordine. Adesso dobbiamo fare questa operazione per ogni cliente. Quindi di nuovo andremo ad effettuare un group by non solo sul nome del cliente, ma anche sul suo ID, quindi sul campo che si chiama Customer Number. Having invece non ci serve. Vado ora a eseguire la query e questo è il risultato. Questa è la variante con inner join, quindi con le condizioni di EquiJoin portate nella clausola from. Tralascio invece tutte le altre varianti ottenute con tutte le varie condizioni che abbiamo visto sulle date. Consideriamo la query numero 9 che chiede di calcolare il totale e la media degli importi degli ordini relativi
ai prodotti appartenenti alla linea Trains effettuati nell'anno 2005. Allora, il suggerimento è quello di utilizzare una subquery all'interno della clausola from. La subquery è questa, la query che va a trovare il numero dell'ordine e la somma della quantità ordinata per il prezzo unitario, prendendolo da quelle tabelle orders, order details e products, tali che ovviamente siano verificate le condizioni di EquiJoin, inoltre il prodotto appartenga alla linea Trains e l'anno, la data dell'ordine, abbia un anno uguale a 2005. Questo viene poi, il risultato naturalmente viene poi rappresentato facendo un raggruppamento in base al numero dell'ordine. La subquery restituisce questo risultato. Sono tutti gli ordini nei quali compaiono dei prodotti della linea Trains, questo è il totale dei righi d'ordine che riguardano solo questi prodotti. Ora, fare la somma di questi importi è molto semplice perché basta prendere questa tabella e sommare la colonna totale ordine. Fare la media, calcolare la media è altrettanto semplice perché basta applicare la funzione average sempre a questa colonna. A questo punto segno alla tabella ricavata mediante questa select interna un alias, un nome, per esempio orders t. E vediamo cosa bisogna andare a mettere in select. Allora, serve il totale degli importi e il totale e la media degli importi che sono tutti indicati in questa colonna. Quindi scriverò sum di orders t punto totale ordine. As totale ordini e poi la media average AVG di sempre orders eccetera eccetera, quindi orders t punto totale ordine. As media ordini. Bene. Allora, testiamo la query. È la query 9.1. E il risultato è questo. Potete verificare facendo un calcolo manualmente che è corretto. Con la decima e ultima query troviamo gli ID dei clienti che non hanno mai effettuato pagamenti. Le tabelle coinvolte sono queste due, Payments e Customers, e andiamo a scrivere questa interrogazione costituita da due query, una dentro all'altra. Quella più esterna, nella clausola from, avrà la tabella Customers, mentre la query più interna, sempre nella clausola from, avrà la tabella payments, che chiamiamo P. La query più interna deve trovare tutti i pagamenti, quindi qua in select scriviamo asterisco, intendiamo così di prendere tutti gli attributi, where, e mettiamo nella clausola where l'EquiJoin, che collega le due tabelle, quindi P.CustomerNumber uguale a C.CustomerNumber. Questa query più interna quindi restituisce
tutti i clienti che hanno effettuato dei pagamenti. Ora, nella query più esterna, a noi interessa trovare solo gli ID dei clienti, quindi il customer number. Andremo pertanto a proiettare su C.customer number e di quali clienti, di quei clienti, di quei customer per i quali la query più interna non restituisce alcuna riga, cioè per i quali non sono stati effettuati mai dei pagamenti. Testiamo la query. Chiamo la query query 10.1 ed esegua. E questi sono i clienti che non hanno mai effettuato dei pagamenti. Un altro approccio consiste nell'utilizzare una subquery not in. Allora, la query più interna va a recuperare i customer number prelevati dalla tabella Payments. Quindi select P.customer number. Mentre la query più esterna visualizza i customer number dei clienti, dei customers, tali che customer number not in non presente nell'insieme restituito dalla query più interna. Siccome ci sono più pagamenti per un dato cliente, possiamo anche aggiungere qui distinct, in modo tale che venga restituito solo un customer number per ogni cliente. Verifichiamo. Questa è la query 10.2. Eseguo. Potete confrontare i risultati ottenuti in precedenza con questi e verificare che sono uguali. Bene, io ho terminato e trovate nella descrizione del video il link al documento che ho utilizzato per l'esercitazione. Alla prossima!